Beh, tornare a Venezia con Tornatore, perché ho fatto il viaggio in treno con lui, sì, diciamo, apre la memoria a ricordi molto belli, insomma, parliamo già di 6-7 anni fa. Giuseppe ha segnato un momento importantissimo nella mia carriera, perché mi ha dato la possibilità poi di incontrare anche altri registi importanti. È difficile, insomma, dimenticare Baria. Sia la lavorazione che il momento a Venezia, che è stato un momento di grande esposizione, ed è un film importantissimo per me perché comunque racconto la storia della mia città, dove sono nato. Quindi il viaggio dell'esperienza di questo film è stato un viaggio un po' come nelle radici della mia famiglia, perché grazie al film ho compreso racconti del nonno che da piccolo non capivo, invece grazie al film ho come ricostruito il puzzle della mia storia. È stato molto importante. Beh, sicuramente, diciamo, i lavori vengono fatti per il pubblico, quindi un apprezzamento da parte loro significa che in qualche modo è arrivata un'emozione, è arrivata una curiosità, forse curiosità, perché penso che per me la bellezza di Latin Lover e di questo personaggio e anche la sua originalità e novità rispetto al panorama di questi anni, del cinema di questi anni. È un film che racconta un po' un'atmosfera e proprio un sapore del cinema degli anni 60-70, dove c'era grandissimo divertimento, leggerezza e profondità insieme. Quindi sono doppiamente felice, insomma, di ricevere questo premio, proprio perché penso che sia arrivata questa emozione, questa leggerezza e voglia di giocare.